sconfitta, una sconfitta figlia anche di qualche errore arbitrale, lo possiamo dire, un rigore netto nel Pescara, per il Pescara non dato nel primo tempo, in occasione del gol del 2-1 alle Questabia c'era un calcio d'angolo per voi, avete protestato, soprattutto Bettella ha protestato, ma l'arbitro ha segnato la rimessa, non deve questo rappresentare un alibi, però gli errori arbitrali ci sono stati. Inutile appellarsi a questo, cadremo nel ridicolo. Gli errori li facciamo noi, li fanno anche gli arbitri, purtroppo oggi arriviamo sempre secondi nelle seconde palle, nei contrasti, e loro andavano più forti di noi, quindi c'è da lavorare tanto, c'è da capire gli errori e lavorare. Possiamo dire che avete sofferto un po' la velocità della Questabia, ma anche questo campo un po' più piccolo, e questo clima molto caldo e anche il sintetico qui del Menti. Tutta una serie di fattori che messi insieme vi hanno creato qualche problema. Ma questo non è uno stadio facile per tanti motivi, ma ripeto, è inutile veramente appellarsi a queste cose. Lo sapevamo che era così, e bisognava forse dare qualcosa in più sotto il piano dell'agonismo per contrastarli. Un passo indietro rispetto alla gara con il Benevento però. Assolutamente sì, il Benevento ha fatto una gara quasi perfetta oggi. Oggi no, oggi abbiamo perso e dobbiamo assolutamente riguardare gli errori il prima possibile e cercare di lavorare su quelli. Una partita che ha detto cosa di altro rispetto alle precedenti, che insomma questo campionato è un campionato equilibrato, giocare con la prima o con l'ultima o con la penultima cambia poco. Sì, assolutamente. Hanno detto prima che probabilmente in questo momento soffriamo meno le squadre con più qualità rispetto a quelle che hanno più agonismo, però c'è da lavorare tanto. Parliamo anche di qualche lato positivo. Busellato da qualche settimana è diventato un titolare inamovibile di questo Pescara. Avevi iniziato con tanta panchina questa stagione, ora sei invece titolare. Ma sì, diciamo che sono a disposizione del mister, cerco di lavorare sempre al meglio, poi lui fa le scelte. Sono contento in questo momento di aver trovato continuità, devo cercare di meritarmi sempre il posto settimana su per settimana. Sabato prossimo si torna all'Adriatico con il Pisa, la terza gara sulle ultime quattro in casa, bisognerà cercare di sfruttare nuovamente il fattore Adriatico. No, assolutamente, è una gara importantissima, oggi dovevamo essere bravi a non perdere, non ce l'abbiamo fatta, adesso fortunatamente fra quattro giorni si rigioca subito, è importante, bisogna fare una grande gara.